Buongiorno a tutti, ben ritrovati e bentornati con un nuovo appuntamento di Good Morning Milano. Oggi è giovedì 4 ottobre, ben ritrovati qui come sempre di consueto in diretta dai nostri studi. Fatemi utilizzare, come si dice, uso privato di funzione pubblica, no, perché tanto siamo privati come associazione, quindi va benissimo. Fatemi fare un grandissimo augurio a Francesco Facchini che oggi compie gli anni e volevo proprio salutarlo qui in diretta dai nostri studi di Milano All News. Ma fatemi usare ancora qualche secondo di questa puntata per ricordarvi che sono aperte le votazioni per i Milano Storytelling Awards. Ancora per una settimana potete votare e proporci le vostre associazioni preferite, dirci chi secondo voi deve rientrare nel trio delle nomination delle nove categorie dei Milano Storytelling Awards. Cosa sono i Milano Storytelling Awards? Lo vediamo subito. In questo istante, rieccoci qua in diretta dai nostri studi. Entriamo nel vivo della nostra puntata di oggi. Ci viene a trovare per la prima volta una gradita ospite a raccontarci un'esperienza milanese che, pensate, è ben 8 anni che c'è, quindi siamo già all'ottava edizione. Sto parlando di Miss Small World e ce ne racconta una stilista, nonché presidente di NV, non credo, nonché inventrice appunto di questa manifestazione, Patrizia Bermeo. Buongiorno Patrizia, benvenuta. Buongiorno, grazie a voi per l'invito e complimenti. Avete una bellissima web TV e vi auguro il meglio. Grazie mille, ti ringrazio, ti bacerei qui in diretta perché sono delle poche che dice web TV prima di dire radio, quindi sono felicissimo di questo, hai capito benissimo lo spirito di Milano All News. Patrizia, ottava edizione di Miss Small World, ottava edizione a Milano, quindi A insomma Milano. direi che non c'è niente di più milanese di Miss Small World a questo punto, no? Esatto, Che tranne la cos'è? creatrice. Beh, che insomma sono 18 anni che sei in Italia, poi mi Sì, dicevi, già tu sono sei, stata. vieni dall'Ecuador, giusto? Origine equatoriana, Hai sempre vissuto a Milano? sì. Quindi insomma, anche l'ideatrice Sì, è tutto per tutto una milanese. infatti il concorso è stato ideato qua in Milano, iscritto alla Camera di Commercio. Abbiamo fatto tutte le cose come si devono. Abbiamo analizzato in tutto il mondo che non c'era un evento per le ragazze che non sono alte, perché sai perfettamente che la moda, essendo stilista, sono per le ragazze belle, però minimo 1,74. Insomma. Allora, con il nostro concorso, creato da un'associazione, perché ho ceduto il progetto all'associazione, è stato il punto importante per crescere come associazione. Sai perfettamente che qua a Milano hai tantissime associazioni, però ci hanno detto: voi che fate di diverso per identificarci? Allora abbiamo L'associazione si chiama ANV, ANV doppio, cosa sta a significare? Alliance of Nations in the World, Alleanza delle Nazioni di tutto il mondo. Perché infatti diciamo che non sei rimasta chiusa o ferma al Sud America o alla tua zona, appunto hai voluto allargare tutto. Però è molto interessante questa cosa, cioè Miss Small World e lo Small non sta per World ma per Miss. Esatto, Giusto. Come è giusto. venuta questa idea appunto di trovare quindi delle belle ragazze, delle modelle, tutti gli effetti, che però appunto non arrivavano al 1,74 canonico, forse un po' la provenienza aiuta, diciamo la verità. Non ci sono delle grandi spilungole No, in no, ci Ecuador. Sì, sono, ci ci sono. Ah, sono. ok, vedi, non ce le fate vedere. Infatti, il problema era che in miei tempi, perché adesso ho Sì? 45 anni, in quel tempi ero molto carina, però piccolissima, e mi sembra un peccato, guarda, mi piaceva molto il mondo della TV, infatti l'ho studiato, però mi hanno detto:
Per le sfilate, per queste cose, tu non vai bene, sono andata sempre dietro le quinte. Io ho detto, un giorno le piccole ci riprenderemo la vincita. E quindi hai inventato appunto 8 anni fa Miss Small World. Come funziona Miss Small World? So che in realtà adesso appunto il 6 di ottobre ci sarà la serata finale. Sì. Appunto finale perché c'è tutto un percorso poi anche, no? Allora Esatto. raccontaci bene come funziona. Allora, come associazione, le ragazze che vogliono, nostra associazione si caratterizza per lo spettacolo in moda, già che tutti i componenti sono fotografi, stilisti, truccatori, make-up artists. E allora tutti loro che si sono associati, per ovviamente il nostro lema è risaltare il talento di ognuno di noi che compone l'associazione. Abbiamo tante agenzie belle, valide, però ci sono tante agenzie invece che non risaltano la bellezza di ogni ragazza, sino che sei un numero. Da noi no, la ragazza entra a volte, guarda, vediamo il prima e il dopo e non sono più come prima. E non solo quello, perché le persone, le donne devono cambiare da dentro, devono amarsi loro, per dopo esprimere la migliore femminilità e l'amore che hanno per se stessi. Dello contrario non si potrà essere felici. Capito, Miss Small World è un concorso di bellezza, è una sfilata di moda. Che cos'è? Come lo definiresti? Io lo definirei un cambiamento della bellezza, perché la bellezza non è solamente esteriore, deve essere interiore per poter avere un'armonia entro le due cose. Mi sembra che stai già anche rispondendo a chi magari a volte storce un po' il naso di fronte a certi tipi di concorsi dove si pensa un po' alla mescificazione proprio del corpo Esatto. femminile, no? Infatti da noi hanno partecipato grandi paesi, non so, musulmani. E questa è una svolta, e so che anche lo che sto dicendo è un po' difficile perché avendo non tutti una mentalità aperta, la donna non è una merce, però tampoco può essere chiusa. Deve capire, per quello il nostro progetto prevede delle domande molto difficili. Addirittura hanno detto alcune ragazze, è peggio della maturità. Perché la donna non è solo un vestito, è molto di più. Che detto da una stilista è molto interessante, perché insomma tu poi comunque sei anche una stilista, quindi vai a creare in realtà il guscio in cui mettere, no? Però dici non è Esatto. solo quello. Non è solo quello, e penso che tanti stilisti che si sono aderiti, tanti che ci guarderanno in questo momento, faccio un appello per farsi conoscere anche all'interno della nostra associazione, perché ognuno di noi contribuisce. Ad esempio, io sto cucendo gratis, però mi faccio conoscere. E lo stesso gli altri, i fotografi, tutti hanno collaborato grandi, grandi. Non posso fare pubblicità perché ovviamente so che voi vivete di quello, però sono tante scuole che Oh, ringrazio. ci mancherebbe. Ringrazio Nomine, nomine, molto. ringraziali pure, che anzi poi il 6 di ottobre vedremo il risultato di tutto questo, no? Giusto? Certo. Ricordaci allora, subito dici bene, il 6 di ottobre dove, come e come possiamo fare per venire a vedere la serata? Ok. Allora, per tutti, per godersi una bella serata come pari a Miss Universo, dovete venire al teatro De Sica, in Peschiera Borromeo, va in Bandan con il mio cognome, È Borromeo. vero. E la ora è alle ore 18, perché ovviamente se deve entrare e posizionarsi, avremo delle belle hostess che vi accoglieranno, e dopo l'evento inizia Rigorosamente piccoline puntuale. però, giusto? Anche le hostess oppure le hostess Quello no? lì un pochino di Ah, ok, c'è tutto, stato. Li perché avete lasciato andare, sì. benissimo. E allora si inizia alle 19 ore. Chiedo puntualità perché giustamente il teatro solo ci permette stare fino alle 10. Ok. Hai parlato appunto di modelle piccoline, basse, no? Come fa una ragazza appunto ad accettare il fatto di essere una modella piccolina e poi mettersi in gioco? Allora, posso nominare alcune ragazze che già hanno fatto carriera dopo del nostro concorso. Esempio, nel 2010, quando io ho presentato il progetto alla Camera di Commercio, hanno riso di me alcune persone che avevano anche agenzie e anche addirittura del magazine, che mi hanno detto, signora, non arriveranno a nessun posto con le piccole. Però queste ragazze hanno creduto, esempio c'è Licia Stoppa, che le faccio anche pubblicità, ha posato per Charles Dickinson, già la terza volta, italiana, lei ha vinto Miss Moda nel primo anno. Dopo parliamo di Eriko Kawasaki, lei non ha vinto niente, era del Giappone, però adesso è una cantante molto famosa, che si esibisce in tutti i posti del mondo. E abbiamo anche, invece saltando alla nostra attuale, che fra 3 giorni lascia la carica, e lei si chiama Carlotta del Rosario, filippina, e invece lei ha fatto già delle cose tramite Miss Small World, che ha conosciuto altre Ah, è la persone, in Miss World Londra. 2017 lei, Sì, a ah, è la Londra. uscente, ah, è Sì, la ottimo, uscente. ottimo.
le ha cambiato la vita. Quante nazionalità vedremo il 6 di ottobre? Allora, per il 6 di ottobre abbiamo 17 nazioni. 17 nazioni. Sì, perché in questo anno, per cause dei problemi personali dell'associazione, malattie e cose Beh, varie, succede. purtroppo non abbiamo cercato tutto il paese con tempo, essendo tutti volontari, ovviamente la Non è situazione facile. diventa più difficile. Non è facile. Le scorse edizioni, quali sono le nazioni che hanno dato maggiori vincitori all'edizione? Oppure ogni anno avete Sì, ogni no, anno. c'è stato, perché la giuria la cerchiamo noi ma non la conosciamo e loro in base a quello che vedono votano. 3 volte ha vinto Filippine. Ah, insomma, c'è da farsi delle domande allora. Sì, Insomma, sono queste. molto preparate. Molto preparate. Ecco, interessante, vedi, mi piace molto questa cosa. Non hai detto sono molto belle, hai detto sono molto preparate. Perché Sì, quello appunto che dicevi non è solo la bellezza. bellezza, non è solo il bel vestito, è tutta la preparazione di una donna che appunto dicevi un cambiamento, metti in atto Esatto. un cambiamento. Con ANV appunto fate questo, fate anche altri tipi di. Sì, ANV ha fatto 4 progetti in base. Il primo, ovviamente, che abbiamo cominciato è Miss Small World. Dopo abbiamo fatto anche aggiungere un posto un letto alle stanze, che vuol dire che a volte tante ragazze non hanno dove dormire. Esempio, casa mia e le case degli altri soci diventano alberghi perché. Addirittura venne una ragazza di Svizzera, sono venuti anche della Germania, anche come ti ho detto di Giappone, questa volta è venuta una ragazza anche del Messico e rimane anche in Italia approfittando per studiare un anno. Vabbè, bellissimo. Quindi, insomma, un'associazione tutta al femminile che però, insomma, C'è qualche mette maschio? test. Sì, riuscite Sì. ad accettare qualche maschietto all'interno dell'associazione? Sì, sono pochi ma buoni. Ah, bene, grazie mille perché, insomma, la nostra quota rimanga. Mi piace, pochi ma buoni non è male. Raccontaci invece un po' la tua storia, il tuo personale percorso che ti ha portato poi a creare Miss Small World, ma infatti tu arrivi dall'Ecuador, che tipo di percorso hai fatto? Allora, io mi considero cittadina del mondo, certo le mie radici non le dimentico perché amo il mio paese, però ho vissuto in Giappone, in Argentina, e conosco tutta Sud America, ho stato in Houston, e adesso qua. Come sei arrivata a fare la stilista? Perché quella è una passione da piccola, la mia famiglia piace molto, sono tutti artisti, cantano, toccano gli strumenti, mia madre disegnava già desde piccola, allora mi ha trasmesso questo. E mi considero umilmente un artista, perché mi piace molto tutto ciò che è artistico. Tu hai studiato anche, mi sento da quando vedo che regia, televisione, quindi insomma Sì. hai sempre cercato di portare appunto l'arte nel tuo. Cosa che dobbiamo aspettarci allora da Miss Small World, la serata finale? Bueno, io aspetto che il pubblico capisca il messaggio e soprattutto che si goda la serata perché le ragazze si sono sforzate a fare gli abiti tradizionali che sono veramente pari a Miss Universo. Io ho visto dei costumi che sono rimasta a bocca aperta tanto tempo, tanta preparazione da marzo che stiamo preparando questo. E soprattutto che capiscano che l'arrivare a un punto, o come associazione, non è che noi prendiamo fondi che ci aiutano, non ci aiuta nessuno, però diamo la forza al lavoro e penso che sarà un messaggio di non fermarci alle apparenze né agli ostacoli, perché se uno vuole, volere potere. E allora ricordaci bene l'appuntamento di sabato, dove possiamo trovare anche le varie coordinate su internet per seguirvi. Certo, noi abbiamo la pagina Miss Small World, seguitevi anche su Instagram con Miss Small World. E abbiamo anche la pagina dell'associazione ANV e poi venite al teatro, ci sono tanti No, Teatro De posti. Sica, Peschiera Borromeo, Sì, giusto? Sabato 6 ottobre alle alle ore 18 l'ingresso, alle ore. Bisogna 18:30. prenotarsi, bisogna Sì, volete scrivere. prenotare e ci sono dei numeri, il 324-79-66-786 o al 348 24 28 153. Ok. Dopo metteremo i numeri allora Sì. sotto la nostra diretta in modo che sia più facile contattarvi. Importante è che il costo solo sono 10 euro Ok. e che coprono solo il gasto del teatro e delle cose che facciamo. È un bel prezzo per apprezzare una cosa molto bella. La prima uscita, divisa, costumi da bagno, abito tradizionale e infine abiti da sera di 3 stilisti, non solo me, Maria Salcino,
de Marilu Rubio e de Giuliana Medina. Quindi, insomma, quattro cambi in tutto le ragazze faranno, giusto? Sono Quindi? quattro cambi. Quattro cambi, quindi, insomma, le ragazze. E poi, appunto, ci saranno anche delle prove, appunto, Ah, una cosa di. importantissima che stavo Ecco. dimenticando è che ci sono degli artisti anche di fama internazionale. Ah, vabbè. Vengono dalla India, da Bollywood, e delle ragazze che rimarrete a bocca aperta. Ci sono artisti anche italiani, Fa delle una. esibizioni, quindi c'è Sì, un'esibizione di artisti sia italiani che stranieri, sì. stranieri. E tutto con la miscela del sempre del nostro storico presentatore, Jacopo Paoli. E le stesse Miss che hanno partecipato negli anni scorsi che faranno le presentatrici. Ogni anno le diamo l'opportunità anche a Ah, loro. bello. Molto molto interessante. Allora, ricordiamo quindi sabato sera, sabato, anzi ore 18, quindi non sera, andate un po' prima. Teatro De Sica, Peschiera Borromeo, Peschiera Romeo, c'è un giusto? bar nel teatro, che non ci sono problemi. Ah, ok, c'è tutto. C'è tutto. Qual è l'obiettivo che ti sei posta, Patrizia, appunto, per questo Miss Small World? Penso che ognuno di noi può fare il cambiamento nel mondo e non ci vuole niente, semplicemente il progetto che c'è e l'obiettivo è unire le persone, farsi conoscere, perché a volte vediamo la gente per strada e giudichiamo senza sapere chi sono. E tante persone, come la mia persona, hanno studiato e potrebbero apportare molto per cambiare meglio questa città. Insomma, in 8 anni di persone ne hai viste passare tante sicuramente. Hai fatto un conto di Tantissima. quante modelle, solo ad esempio delle Sì, modelle quante. 1600 Oh mamma! e qualcosa. E con tutte ho un bel rapporto, perché dopo mi chiamano per fare i vestiti del matrimonio. Quindi porta anche fortuna a fare Miss Small ti sposi, quindi se fai Miss Sì, Small World, tante porta anche persone. Sì, fortuna. ho fatto una sorta di un, come si dice, un posto dove ti puoi conoscere e Ah, sono uscite le coppie mixte. pure, quindi insomma, più world di così, Più guardi più quasi non si può. mescla e Sì. volontà appunto di far incontrare, di far contaminare poi le varie Contaminare, sì. persone. Infatti, lui dice che poi da questo nasce il cambiamento. Esatto. E l'ultimo che vorrei dire, Vai. grazie mille per l'opportunità, perché noi siamo andati avanti non con la pubblicità, abbiamo investito all'inizio, però abbiamo visto che i nostri sforzi non riuscivano, perché noi siamo un'associazione non profit, ripeto, viviamo del nostro stesso lavoro. E allora questa è una grande possibilità che mi state dando grazie alla vostra web Patrizia, ci TV. mancherebbe, è una bellissima esperienza quella che state portando avanti, quindi siamo ben contenti di darne conto, di raccontarla e di seguirla. Facci sapere poi come va tutta la serata, facci seguire, quindi siamo solo contenti di seguire Certo. tutto, tutto quanto quello che è Miss Small Siete World. invitati in diretta. Grazie mille, non mancheremo allora di venire, siamo molto contenti, ma so che abbiamo già degli infiltrati che saranno lì, so che una delle miss è molto vicina a Milano All News, quindi vedremo poi il sabato come andrà a finire. Io Patrizia ti ringrazio tantissimo davvero, ricordiamo, lascio a te l'ultima parola, ricordaci indirizzo, luogo e orario della serata finale. Allora, l'indirizzo è a Peschiera Borromeo, al Teatro De Sica, alle 18 ore. Non mancate perché di voi, di tutte voi, dipende anche che questa associazione continua a crescere e soprattutto continua a dare tante emozioni a tante belle ragazze e a tante famiglie. Ecco Grazie. qui la locandina appunto della serata di sabato sera. Patrizia, grazie mille davvero, complimenti per il tuo lavoro. In italiano si dice nella botte piccola c'è il vino buono, si dice, no? Quindi insomma Sì. Grazie l'hai dimostrato egregiamente con questa bellissima manifestazione che all'ottava edizione, una manifestazione che mi sento dire tutta milanese, quindi sono ben contento davvero che la nostra città si faccia questo grazie ai nuovi milanesi, come tu puoi essere tranquillamente definita tale. Grazie mille Patrizia Bermeo, stilista e presidente dell'associazione ANV, grazie a voi. mille. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre torna domani, sempre qui alle 12.30 con un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Ci rivediamo questa sera alle ore 18 con il telegiornale e prima di chiudere ancora una volta vi lascio con il nostro trailer dei Milano Storytelling Awards. Grazie mille, arrivederci, a presto!